Stoppare tutto ciò che va ansiosamente di corsa nel backstage di ogni sfilata. Prendersi tutto il tempo necessario per creare qualcosa che sia realmente diverso dal classico scatto fotografico di bellezza e di moda. Iva Latoada ci è riuscito, fotografando ogni modella con calma e reciproca complicità, senza il trucco né l'inganno del photoshoppare. Ha bloccato il rullino e ha deciso quanti scatti effettuare sullo stesso fotogramma. E quando ha utilizzato la macchina fotografica digitale, ha invece impostato la fotocamera per realizzare tre scatti sovrapposti. Il risultato sono queste triple esposizioni realizzate fra il 2016 e il 2017. Ritratti che auspicano una moda antistress, a pochi passi dall'impalpabile, dall'evanescente, dal fantasmatico. Sono questi primi piani enigmatici, fascinosi, inconsueti e stranianti, che andrebbero dadaisticamente accostati alle Wonderful Visions di Man Ray, e in particolare a quel ballet mécanique che vide ritratta la sua musa, Kiki de Montparnasse. Ma le triple esposizioni, di volta in volta, sperimentate e perfezionate, hanno dato modo alla Toada di misurarsi anche con i grattacieli di New York, avventurosamente inquadrati, sovrapponendo architettura ad architettura, come se il fotoreporter non fosse a Manhattan, ma si trovasse immerso in una Gotham City dall'anima dark. Testo critico a cura di Stefano Bianchi. Il fotografo milanese Iva Latoada viene subito attratto dall'avventura. Si trasferisce da Milano a Dublino. Si ritrova poi ad affrontare una nuova esperienza, la fotografia di moda, che gli consente di collaborare con stilisti di fama internazionale. È specializzato nella fotografia di ritratti, nudi, still life, editoriali, fotografia industriale e reportage. Le sue foto sono pubblicate nelle riviste più glamour, quali Vogue, Vanity Fair, Elle, Madame Le Figaro, Marie Claire, Donna Moderna, Io Donna, Glamour, Icon e New York Mag.